Buongiorno a tutti e a tutte. Il mio nome, io sono Don Tonino Zatti, Antonio all'anagrafe, e sono un fideidonum in Uruguay, già dal 1993, con una pausa di 6 anni che sono rientrato. E dopo sono ripartito di nuovo. Attualmente sono 24 anni che sono in Uruguay. Che cosa ho imparato in questi molti anni del mio andare in missione? Soprattutto ad ascoltare. Questo credo sia la cosa più importante. Ascoltare gli altri e dopo anche a stare accompagnando gli altri con uno spirito di servizio e non tanto uno spirito così di conquista o di poter fare o creare persone che possono seguire il Vangelo per forza, se no dando una testimonianza a loro di accoglienza, di servizio, di possibilità di scoprire la bellezza della fede che è non solo credere in Dio, sino anche mettersi a disposizione degli altri. E quello che faccio adesso nella piccola parrocchia del Chuí, che è una parrocchia di doppia frontiera, metà paese è uruguaiano e l'altra metà è brasiliano. Bene, il progetto che posso in questo momento coltivare è quello che le persone alle quali sto mettendomi a disposizione possano aprire il loro cuore a tutti, perché abbiamo bisogno, soprattutto dove c'è la mia comunità, di accogliere immigranti che vengono da Cuba, dal Venezuela e da altre nazioni del Centro America. È un po' una rampa, un trampolino per poi ripartire, per andare in Stati Uniti, perché è il sogno di molte persone che riceviamo nelle nostre comunità è quello di organizzarsi, di trovare il modo di ritornare al nord e di entrare negli Stati Uniti. Bene, io ho fatto tanti anni e sono contento, sono sempre stato entusiasta, però adesso l'età mi impone di pensare a questi ultimi momenti della mia vita di che cosa fare. Sarebbe quello di venire in Italia e offrire alcuni doni, alcuni valori che ho imparato in questa missione a vivere e compartire questa missione con le persone a cui verrò in contatto qui nella nostra diocesi. Bene, grazie per avermi un poco ascoltato e sopportato.